Per il circolo del tennis a vela comincia l'avventura nel campionato di Serie A2 maschile. Quali gli obiettivi? Gli obiettivi sono quelli di fare un'ottima stagione, di poter conseguire una tranquilla salvezza e poi magari, una volta arrivati ai playoff, di poterci divertire anche lì. Quali le valutazioni su un girone che vi vedrà andare in pratica da sud a nord, abbastanza variegato nella composizione? Sì, devo dire che è un girone molto equilibrato, un girone di ferro, ci sono molte squadre forti. Non è capitata una squadra, generalmente nel girone c'è sempre qualche squadra più debole, e lì siamo tutte squadre molto forti, ci divertiremo tanto. Abbiamo le trasferte di Arezzo, poi abbiamo la trasferta di Torre del Greco, poi abbiamo la trasferta di Lanciano, e domani cominciamo questa esperienza ospitando una delle squadre più forti del girone, che è il CT Trentino. Mancherà il derby con Reggio Calabria, forse avreste voluto giocarlo. Ci avrebbe fatto molto piacere giocare con il Polimeni, magari poi, è chiaro che noi speriamo di incontrarci nei playoff con loro, sarebbe un ottimo derby. Ci sarà in squadra anche un brasiliano, Fernando Romboli, come l'avete trovato, quali sono le sue caratteristiche? Fernando Romboli, intanto siamo molto contenti di avere Fernando Romboli al nostro circolo, e abbiamo fatto varie valutazioni, e mi è stato consigliato da una persona del settore che lo conosceva molto bene, io poi ci ho parlato, abbiamo avuto modo di conoscerci, ho visto che oltre ad essere un ottimo giocatore è un'ottima persona. Ieri è venuto al circolo da noi e devo dire che è come se già facesse parte del nostro circolo da tanto tempo, è già diventato uno di noi e sono sicuro che ci darà delle ottime soddisfazioni. Ci presenta anche il resto dell'organico? Certamente, oltre Fernando Romboli noi abbiamo tesserato quest'anno Marco Giomarcai, che è un ragazzo del 97, un ragazzo palermitano che abbiamo preso anche in un'ottica futura, perché il regolamento quest'anno ci permette soltanto di schierare un nuovo tesserato, mentre dal prossimo anno i tesserati saranno due. Il Giomarcai è un ragazzo del 97 che ha una classifica 2-4. Poi in ordine di classifica abbiamo Antonio Famà, che ha una classifica 2-4 anche lui. Antonio Famà è un ragazzo che fa parte della nostra squadra da tantissimi anni, è cresciuto da noi, è un ragazzo che dà anima e corpo in campo e sono convinto che anche quest'anno darà degli ottimi risultati. Poi abbiamo Lorenzo Fucile, che è una classifica 2-4, lui l'anno scorso era 2-5, fa il salto dalla Serie B alla Serie A2, quest'anno è stato molto vicino a diventare 2-3, ma i 2-3 sono a numero chiuso perché sono 62, lui è stato il terzo fuori. Però questo devo dire che egoisticamente ci fa molto piacere, perché ci darà la possibilità di poter utilizzare a 2 e a 3 sia Antonio Famà che Lorenzo Fucile, che hanno la classifica, i 2-4 hanno la stessa classifica. Dopo abbiamo Cristian Famà, un altro ragazzo che è cresciuto con noi, che ha una classifica 2-5, purtroppo lui quest'anno ha avuto qualche problema fisico, però sta recuperando molto bene e ci darà sicuramente un ottimo contributo. Devo dire che Cristian Famà sarà schierato a 4, e a 4 è veramente un lusso avere un ragazzo come lui al numero 4. Dopo Cristian Famà abbiamo Germano Giacalone, che è un ragazzo che gioca da tanti anni con noi, è un ragazzo eccezionale sia dentro al campo che fuori dal campo, quindi un ragazzo che ci dà esperienza e ci dà sicurezza. E oltre Germano Giacalone abbiamo Francesco Caputo, che anche lui l'anno scorso faceva la Serie B, quest'anno fa la Serie A e fa il maestro da noi, e ci darà sicuramente esperienza, la sua esperienza ci gioverà tanto sia in campo che fuori dal campo. E poi il capitano, che è sempre Gino Visalli, che segue la squadra da tantissimi anni e che conosce da tantissimi anni, è una sicurezza anche lui. Inizia l'avventura a Messina con il circolo del tennis e vela, quali sono i tuoi obiettivi personali per questa stagione? Primo, io sono molto felice per l'opportunità di giocare per il circolo, aspettiamo giocare il playoff, e credo che il circolo sia una squadra forte. Il gironi è difficile, però credo ci sia buona chance. È la tua prima esperienza in una squadra italiana? Sì, la prima esperienza in Serie A qui in Messina. E sono molto, molto felice per il circolo, per tutte le persone del circolo, del socio. Aspettiamo che sia un buon girone.
qual è il primo impatto dopo che hai conosciuto compagni di squadra, società? Credo ci sia una squadra forte, come tutte le squadre del Gironi. Non credo ci sia una squadra debole. I tuoi colpi principali quali sono? Dietro, sì. Dopo la salvezza nella passata stagione, Circolo del Tennis e Vela, ancora protagonista nel campionato di Serie A2. Quali sono le aspettative? Bene, le aspettative sono quelle di intanto confermare il risultato della scorsa stagione e poi, visto anche gli sforzi che il Circolo ha profuso, sforzi economici e di organizzazione ha profuso in questa stagione, vorremmo cercare di alzare un po' l'asticella, cercare di andare un po' più avanti, divertirci ancora un po' di più, magari non nei play-out ma andare nei play-off, già questo sarebbe un bel risultato. Esordio subito impegnativo contro Trento, come la vede? Sì, l'esordio è impegnativo, la squadra che dovrà venire domani qui da noi a giocare è una squadra molto forte. Dobbiamo vedere se scendono però tutti gli elementi, perché molto spesso abbiamo visto che non sempre le squadre poi arrivano, iscrivono tante persone e poi non sempre ne arrivano tutti, lo vedremo. E noi abbiamo qualche piccola difficoltà dovuta a degli infortuni che ancora i nostri ragazzi, Antonio Famà e Cristian Famà, purtroppo, dei quali ancora i nostri ragazzi non si sono ripresi, ma certamente il fattore casa, casalingo, il fattore campo, speriamo ci dia qualcosa in più e faccia colmare un gap che sembra, da un punto di vista, diciamo così, sulla carta, sembra che noi abbiamo nei confronti di questo incontro, ma il cuore dei nostri ragazzi ci ha abituato a risultati, ci ha fatto raggiungere risultati sperati. Tra questi ci sarà il brasiliano Romboli, una bella novità. Sì, il brasiliano Romboli è una bellissima novità, ho avuto modo di conoscerlo ieri sera. Mi sembra un ragazzo che si sia già perfettamente integrato con quello che è lo spirito della nostra squadra e della squadra che sempre abbiamo avuto in questi tornei, ma in tutti i campionati direi, che è il cuore di questo circolo, il cuore di questi ragazzi che, ci tengo a dirlo, sono in massima parte prodotti del vivaio del circolo, e questo è una soddisfazione incredibile per un presidente di un circolo, vuol dire che tutti hanno lavorato bene, dal direttore sportivo, direttore tecnico, vuol dire che c'è un team che funziona, e questo ti dà quel qualcosa in più che ti garantisce il piacere e il divertimento nel gioco. E Fernando ha capito subito questo spirito e si è adattato immediatamente, è entrato a far parte di questa nostra famiglia e speriamo che ci resti il più a lungo possibile e che si trovi bene soprattutto. L'attività del circolo ovviamente non si ferma al campionato di Serie A2, andando più in là ci sarà l'appuntamento col trofeo Stagno dal Contres, possiamo già fissarlo da adesso? Sì, è un appuntamento che abbiamo rivoluto con forza lo scorso anno, abbiamo ottenuto dalla federazione grazie alla credibilità che questo circolo ha dimostrato di meritare, lo organizzeremo quest'anno dal 4 al 12 giugno, sempre in partnership con l'università che ci garantirà l'ospitalità nelle strutture della cittadella, cercando quindi di dare a questa città povera di eventi sportivi, mi permetto di dire povera di grandi eventi in generale, almeno un grande evento sportivo, sicuramente questo lo è, perché i risultati che questo torneo lo scorso anno ha avuto in termini di risonanza mediatica sui social, in generale nei giornali e sui media, sono risultati sperati se sol pensiamo che abbiamo avuto in 6-7 giorni oltre 20.000 contatti sulla pagina Facebook da tutte le parti del mondo. Tutte le parti del mondo hanno visto la nostra città, questo è bellissimo.